Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presonus Studio One ed Acoustic Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti, oggi parliamo di un marchio poco noto ai molti ma molto molto noto ai pochi. Sto parlando di Ferrofish. È un'azienda tedesca di sviluppo e produzione di outboard digitale per l'audio, in attività dal 2012 con questo marchio, ma affonda le sue radici in un passato tecnologico professionale grazie al suo fondatore Jürgen Kindermann. Pochissimi sanno infatti che Ferrofish deriva dagli anni 90, quando portava il nome di Creamware e successivamente Sonic Core. Nei vari passaggi di marchio tutte le componenti hardware furono aggiornate e migliorate per poter arrivare fino ad oggi con un background tecnologico e tecnico che pochi possono vantare. Non a caso entrai in possesso del Ferrofish A16MK2 qualche anno fa, lasciandomi incredulo sulla qualità dei convertitori e soprattutto l'affidabilità della macchina stessa. Lavorando spesso con i convertitori Prism, non ho mai ascoltato un livello qualitativo all'altezza di questi, fino all'arrivo proprio dei prodotti Ferrofish moderni. Sono altrettanto pochi i competitors in questa fascia di prezzo, dove possiamo trovare soltanto Lynx o Metric Halo. Ho fatto diversi test negli anni anche con altri marchi come Apogee, Antelope e la RME stessa, che comunque si attestavano e si attestano su un buon livello di conversione e gestione, ma non così alto. Posso tranquillamente affermare che la qualità dei convertitori Ferrofish si avvicina molto a quella dei Prism. Vi ricordo sempre che nessuno sponsorizza i miei video e che la mia nuova A32 Pro che andiamo adesso a vedere è stata acquistata regolarmente dopo aver venduto a tempo di record la versione precedente A16MK2. La domanda che mi viene spesso posta è perché mi servano 32 canali ingressi ed uscite o 96 ingressi digitali in home studio. Per prima cosa, e se avete già visto i video sul sommatore analogico che vi invito a riguardare, sapete quanto outboard utilizzo nel mio workflow. Già solo 24 out analogici sono indirizzati interamente al sommatore audio, mentre i restanti 8 canali in uscita sono dedicati alla monitoria, alle casse da mastering, le mie nuove Rush Audio che vedrete presto in un altro video, le Avanton all'uscita cuffie e al send return dell'Eventide, l'H3005. Tutto il resto del mio outboard è invece collegato direttamente alla RME UFX Plus, che gestisce proprio il Ferrofish A32 Pro attraverso le connessioni MADI. Infatti la 32 Pro utilizza le connessioni esterne MADI per il campionamento fino a 192 kHz attraverso la connessione Dante. Al momento dell'acquisto possiamo scegliere quale modello impiegare nel nostro lavoro. Sono un amante del protocollo Dante, lo utilizzo molto nelle situazioni live, ma utilizzo il protocollo MADI in studio per la latenza ancora più bassa. Poi magari vedremo differenze tra i protocolli in un video apposito. Vi mostro lo schema di collegamento che sto adottando oggi in studio ed in vista di un prossimo studio Atmos sarà sicuramente necessario disporre di 16 out da dedicare interamente al sistema 7.1.2 o 9.1.2. Andiamo a vedere le caratteristiche di questo mostro digitale. Già nella parte posteriore possiamo vedere tutte le connessioni disponibili e sono veramente tante, rendendolo iperflessibile. Iniziamo dalla connessione USB 2.0 che serve esclusivamente come interfaccia di controllo e non come scheda audio. Quindi ricordiamoci che possiamo utilizzare i convertitori Ferrofish solo come convertitori, ma fortunatamente esistono dei prodotti fantastici ed economici per agganciarli al nostro computer, trasformandoli in potentissime schede audio come l'RME DigiFace che abbiamo visto nel video precedente. Vicino alla porta USB possiamo trovare i connettori MADI ottico o SFP in grado di trasportare 32 canali digitali a 96 kHz senza latenza o 64 canali a 48 kHz 24 bit.
In alto troviamo due porte MIDI in formato mini jack, sempre per poter controllare via MIDI i parametri della 32 Pro, e a seguire ben 4 porte I/O ADAT per collegare 32 canali ADAT esterni ed altri convertitori di varia natura, da sommare ai 96 canali MADI che abbiamo già a disposizione. In questo modo possiamo riciclare facilmente tutti i nostri convertitori più vecchi, come il mio RME I8 che ho collegato proprio all'ingresso ADAT per avere altri 8 in e out supplementari da utilizzare a piacere quando faccio i test sull'outboard, ad esempio qui in studio. Abbiamo un inedito out 1-2 o left right che ci dà la somma di uscita di tutti i canali in ingresso, comodo per poter connettere delle casse monitor in situazioni soprattutto live. Tutti e 32 i canali I/O analogici bilanciati sono invece su connettore DB25 o D-Sub per un interfacciamento semplice e rapido con i mixer analogici e altri preamplificatori come ad esempio Apogee o i Focusrite Audient eccetera. Gli ingressi analogici forniscono livelli fino a più 20 dBU regolabili a step di 1 dB. I 32 canali analogici campionano tutti fino a 192 kHz. In caso di necessità di macchine ridondanti, la connessione MADI switcha automaticamente e sempre in termini di ridondanza abbiamo ben due connessioni di alimentazione in grado di ospitare due alimentatori separati, garantendo un funzionamento sempre ottimale anche in caso di guasto o malfunzionamento di un alimentatore durante il live. Una macchina quindi che prevede sistemi di ridondanza ci dà chiaramente il livello di professionalità a cui si rivolge, soprattutto in situazioni appunto dal vivo, live o in TV broadcast. In caso di guasto veniamo comunque avvisati sul display per poter appunto intervenire rapidamente. Una porta supplementare GPIO o General Purpose Output può essere utilizzata per un collegamento ad altro hardware aggiuntivo. Il sistema MADI I/O ridondante merita una menzione supplementare perché è dotato di due porte SFP per moduli MADI appunto. Sono quindi possibili diverse configurazioni singole o doppie appunto ridondanti in modalità singola, multimodale o coassiale. Gli I/O supportano la compensazione di ritardo del MADI, i formati a 64 e 56 canali e la ridondanza delle porte. I flussi MADI possono essere utilizzati per inviare e ricevere anche messaggi MIDI incorporati. La cosa che mi fa veramente impazzire, che mi ha fatto scegliere questa macchina, è che tutto questo paradiso di interfacce è montato in una sola unità rack e senza ventole. Nella macchina sono presenti l'ultimissima generazione dei convertitori ESS gestiti da un clock compensato in temperatura e da un PLL per la riduzione del jitter, garantendo il massimo della trasparenza fino a 192 kHz. Prendendo spunto dall'esperienza RME, la 32 Pro dispone di una complessa matrice di routing che gestisce anche altre apparecchiature digitali collegate al MADI e all'ADAT, fondamentale in questo caso una connessione World Clock già presente nel pack. Passando al lato anteriore troviamo altre novità, come ben 4 schermi TFT multitouch che funzionano anche da monitor per tutti i 64 canali analogici, e l'interfaccia grafica è stata sviluppata proprio per questa nuova macchina ed è all'altezza delle aspettative. Il software infatti che lo gestisce, il Remote Fish che vediamo qui, è semplice e veloce da utilizzare e ci guida anche in formato software attraverso i parametri che troviamo poi qui nella nostra interfaccia touch. Tutti i controlli che vediamo sono touch, quindi partendo dal controllo che abbiamo sulle uscite cuffie che vediamo qui in fondo. Infatti possiamo selezionare le uscite e modificare i volumi separati delle uscite cuffie direttamente da qui. Il potenziometro è a corsa infinita, mentre tutte le configurazioni dell'interfaccia relative alle uscite cuffie sono configurabili qui al lato. Possiamo ad esempio scegliere il monitor dell'uscita cuffia in maniera separata, ad esempio cuffia 1 monitor analog e cuffia 2 monitor ADAT in maniera distinta, addirittura spostare lo stesso sulle uscite a input o output e la possibilità di ascoltare e trasformare l'uscita in mid-side o mono o stereo. Qui sotto abbiamo i canali di uscita
dell'uscita cuffie. In questo caso sto utilizzando 29 e 30 per entrare direttamente nel mio amplificatore cuffie ed utilizzare un amplificatore esterno. Per selezionare clicchiamo dentro e switchiamo, come vediamo, con il dito destra e sinistra per andare dal canale 1 al canale 32. Veramente semplicissimo da utilizzare. Ovviamente il volume funziona anche dal pannello touch, mentre dal pannello preferenze possiamo scegliere le cuffie e far sì che la nostra uscita cuffie 1, in questo caso dove ho collegato le mie Audise, possa lavorare in maniera sbilanciata o bilanciata. Ovviamente modalità bilanciata esclude l'altro amplificatore cuffie per pilotare appunto quattro canali direttamente da un'uscita soltanto. Questo è un sistema estremamente innovativo e quindi possiamo utilizzare appunto sia cuffie bilanciate sia cuffie sbilanciate collegandole direttamente all'uscita cuffie. Inoltre possiamo scegliere di collegare qualsiasi tipo di impedenza ed avere qui una selezione dei vari dB di uscita delle cuffie che andiamo a collegare. Preamplificatori cuffia perfetti, ottimi, veramente molto molto belli. Per la gestione del routing e tutto il resto, come anche il gain stage, possiamo utilizzare tranquillamente la nostra Remote Fish, l'interfaccia appunto che si collega. In questo momento la sto utilizzando via USB, ma possiamo anche collegarla via MIDI direttamente, come anche la vecchia interfaccia, e gestire una o più interfacce a 32 Pro direttamente dal software. Qui abbiamo il routing configurato, i preset se vogliamo salvare o caricare dei nostri preset, per esempio dal vivo, in qualità di salvataggio di preset estremamente semplice e rapido. E qui abbiamo tutti i settings per poter avere il MIDI routing, quindi per poter utilizzare il MIDI ed il MADI, la possibilità di lavorare con MADI 96 kHz frame, MADI short frame e BNC termination on. In questo caso è acceso perché fa da ultima catena della terminazione BNC, mentre tutte le altre preferenze sono accessibili direttamente dal menu che noi vediamo qua in alto, che adesso andremo ad esplorare. Andiamo un po' ad esplorare le nostre preferenze. Quindi dal nostro setup possiamo accedere a diverse configurazioni, come vediamo la configurazione del DAC, della DC, la configurazione dei settings e il setup generale, e poi possiamo tornare al menu principale. Quindi abbiamo tre livelli di preferenze. Vediamo il primo, possiamo accedere direttamente alla configurazione del MADI, quindi in questo caso stiamo lockati a 48 kHz con il nostro convertitore alla Ferrofish, ma possiamo poi chiaramente lavorare in SMUX a 96 o a 192 kHz. Qui la connessione MADI viene riconosciuta e anche le connessioni ADAT. Qui abbiamo la configurazione cuffia che abbiamo già visto, le IP settings che abbiamo visto anche nel Remote Fish. Queste sono invece le preferenze interne che adesso andremo a vedere. Il nostro gain stage, che possiamo lavorare facilmente, come vediamo, anche selezionando più tracce contemporaneamente. Quindi da destra a sinistra seleziona più tracce, oppure lavoriamo su ogni traccia singola. Chiaro, è scomodo col touchscreen, ma è comunque fattibile perché è veramente molto sensibile. Gli analog output, quindi qui possiamo scegliere appunto di abbassare o alzare il nostro out analogico utilizzando il potenziometro, o come dicevo selezionarne di più e farli insieme. È veramente veramente rapido. E qua chiaramente il nostro routing, che possiamo modificare anche dal touchscreen, ma è abbastanza complesso, quindi quello che vi consiglio farlo è attraverso il Remote Fish. Andando nei settings, quindi nelle preferenze più interne, possiamo accedere alle configurazioni delle preferenze, dove abbiamo il convertitore ADC, e qui all'interno troviamo ben 8 filtri di roll off dedicati all'anti-aliasing. Questi li vedremo insieme, per chi non sa cosa servono, a Marco Vannucci, che ci spiega che cosa fanno nel dettaglio. Poi abbiamo il DA, quindi il DAC setting, per avere i due filtri e le modalità sempre di anti-aliasing. Le avvertenze, perché nonostante il Ferrofish sia tarato per lavorare ad una temperatura estremamente alta,
riesce a rimanere in un ottimale di 70 gradi. Quindi qualora superasse questa temperatura verremo avvertiti del surriscaldamento della macchina, che comunque continuerà a funzionare. Possiamo appunto il power alert on off, se noi volessimo avere un'idea della nostra potenza elettrica in ingresso e quindi richiedere più o meno intervento, quindi più o meno avvisaglie, diciamo. Il temperature alert on, che vediamo in questo momento acceso, e il MADI alert on qualora ci fossero delle disconnessioni. La sezione visual setting lavora proprio sulla colore, sulla grafica del display, quindi qui possiamo scegliere di spegnere o accendere i LED, la luminosità dello schermo, eccetera eccetera. Il BNC setting, in questo momento il nostro BNC setting è su BNC termination on. La modalità develop, che non possiamo utilizzare, è fatta per gli sviluppatori dei software che possono essere poi caricati all'interno della 32 Pro. Questo fa riferimento ad una interfaccia posteriore accessibile agli sviluppatori esterni per poter integrare nuove potenzialità e anche nuovi DSP da utilizzare all'interno della scheda, che saranno disponibili in futuro. Per ora su quelle porte è accessibile la modalità MADI supplementare, per poter aggiungere l'uscita MADI in formato BNC. E sotto abbiamo le preferenze generali, dove possiamo fare un factory reset per ritornare appunto alle impostazioni di fabbrica del nostro Ferrofish, oppure Las Vegas Mode per vedere tutte le lucine che si accendono e si spengono. Eccole qua. Tornando ancora indietro, abbiamo la possibilità di scegliere i settings relativi al general purpose, quindi l'interfaccia supplementare che possiamo utilizzare per altri tipi di connessione e gestione della scheda. Questo per il broadcast è estremamente indicato. Qui abbiamo gli input e gli output. La gestione dell'SFP, in questo momento stiamo usando la connessione ottica del MADI, ma abbiamo a disposizione un'altra uscita, come vediamo, da poter impiegare. Il MADI stesso, quindi la configurazione degli SFP MADI e ovviamente anche i frame di aggancio con la RME che in questo momento sta lavorando e che utilizzo sempre via MADI con il pannello di controllo direttamente della RME che lo gestisce. Poi abbiamo il MIDI routing, dove appunto possiamo collegare il Ferrofish via MIDI, quindi controllare via MIDI di tutti i parametri che vediamo sulla macchina direttamente dal pannello di controllo del Remote Fish. Il device lock, questo è utilissimo dal vivo, quindi possiamo impostare una password per poter far sì che nessuno tocchi i parametri impostati. Questa è una situazione veramente importante live, dove spesso potrebbe capitare che qualcuno metta mano ai settings della macchina o alla macchina per giocherellare e rovinare così le impostazioni del live o della diretta TV. In questo modo la lockiamo, non si può più toccare. E sotto abbiamo le notizie relative appunto alla Ferrofish, quindi qui possiamo scorrere le finestre di informazione con i nomi del team, eccetera eccetera. Come dicevo, parlare di filtri anti-aliasing è abbastanza complesso e faccio veramente fatica a semplificare il discorso. Dovremmo innanzitutto capire cosa è l'anti-aliasing. Wikipedia riporta che l'anti-aliasing è quel processo che rimuove i componenti di segnale che si trovano nelle frequenze alte come artefatti prodotti dal processo di recording e resampling, ovviamente in digitale, ed è un processo applicato quando si fa un resampling a risoluzioni basse, più basse. In sostanza avviene quando passiamo da 24 a 16 bit, ad esempio. Lo stesso accade nel video o nella fotografia digitale, cercando di limitare al massimo quell'effetto pixelloso che vediamo quando cambiamo risoluzione per ottenere un file più piccolo, ad esempio. Per migliorare questo processo, le apparecchiature professionali applicano un oversampling interno, elevando il campionamento a frequenze così alte da compromettere facilmente il calcolo CPU, per poi avere più punti di calcolo ed effettuare un downsampling migliore possibile. Nel video, invece, questo processo viene chiamato Super Sampling Anti-Aliasing o SSAA, portando l'oversampling a 2x o a 4x, e nel caso dell'audio si arriva anche a 2048x nei prodotti più professionali. Questo ci fa capire quanto sia complesso farlo via software in una DAW, mentre si sta utilizzando il computer anche per altri calcoli come i plugin, lo streaming audio, eccetera eccetera. L'ho spiegato in maniera abbastanza selvaggia e quindi do parola a Marco Vannucci che ci spiegherà in maniera più dettagliata e accademica il processo di aliasing e anti-aliasing.
innanzitutto, cos'è l'alias? L'alias è un qualcosa di alieno, appunto, qualcosa di un artefatto che nel segnale originale non c'è, ma che viene appunto creato. In fotografia, se scrivete aliasing, si vede subito che cos'è Certo. l'aliasing in processing fotografico. Qui sono degli artefatti che si guardano sulla foto. In audio è qualcosa che è stato preso, che è illegal per il Nyquist theorem, e viene riportato comunque dal processo, inevitabilmente, in una frequenza più bassa. Questa frequenza più bassa è inarmonica completamente con il segnale, quindi non si tratta di distorsione armonica, ma una distorsione che non è armonica, quindi più facilmente, come dire, Identificabile. stato identificabile. E seconda cosa, dipende dalla pendenza del filtro. Anti-alias, appunto, il quantitativo di questo alias che ritroveremo comunque in frequenza più bassa. Cosa succede, però? Il filtro con la sua pendenza produce altri tipi di alterazioni, produce alterazioni di fase, e di fase non parliamo a 4400, non a 22. Certo. 1 kHz, ma inizia, io ho visto da molti campionamenti anche di macchine, di convertitori, che l'alterazione di fase inizia a lavorare da ben più al di sotto, quindi parliamo anche da 10 kHz, da 8 kHz addirittura, dipende da quanto gira la fase. Qualcuno direbbe: perché non lo facciamo linear phase? Sì, lo fanno linear phase, ma il linear phase pone un altro tipo di problema, e cioè quello del pre-eco. Quindi un filtro linear phase, anti-alias, va molto bene per le alterazioni di fase, ma produce pre-eco. Questo era il design tipico dei convertitori che si utilizzavano fino al 2005, 2006, 2008. Da questa data in poi tutti hanno abbandonato più o meno tutti i designer hanno abbandonato più o meno il filtro linear phase e hanno iniziato a utilizzare dei filtri minimum phase con pendenza variabile. Attenzione, perché chi non ha un convertitore del genere, col filtro appunto cambiato, può sperimentare lo stesso effetto con la sample rate conversion. E quindi, cambiando il tipo e la posizione del filtro anti-alias, la pendenza, linear, minimum e la frequenza di taglio, in modo da sentire le differenze. Quindi demoltiplicate, per esempio, a 4400 un file a 96 kHz, cambiando la pendenza. Ci sono molti software che permettono di cambiare, software di sample Certo. conversion, che permettono di cambiare appunto pendenza, tipo di filtro e frequenza di taglio. E quindi si può sperimentare l'effetto di questa cosa facendo questa operazione. E nel convertitore, chiaramente, anche così come lo è già nella sample rate conversion, non è che sono differenze mega macroscopiche, cioè che o bianco e nero, sono delle piccole differenze che, come al solito, la coperta è corta, e quindi anziché lasciarlo fisso, questi qua della Vero. Ferrofish hanno pensato, come del resto mi sembra che abbia fatto anche la RME, con quel convertitore piccolino, quello blu a due canali, blu o nero. Ah sì, certo, la D2, la Esatto. D recente. Esatto, anche loro hanno dato la possibilità di cambiare questo filtro, che poi in realtà ci sarebbe anche un altro filtro nella conversione a DC, che è il DC Offset Filter, che Esatto. solitamente è a 5 Hz, è a 3 Hz, è a 7 Hz, ha una pendenza variabile, e anche lui cambia la risposta in fase delle basse frequenze. Questo parliamo solo di, come dire, di parte analoghi, di filtri analogici. Poi c'è tutta Certo. l'implementazione interna di ogni convertitore, l'implementazione del clocking, l'implementazione di lavoro, quanti layer di modulatori delta sigma hanno a disposizione, gestiti da un generatore di numeri casuale, in modo da convertire l'errore di quantizzazione il più possibile in rumore. Quindi, Certo. ci sono dei convertitori, io so che il Lavri non me l'hanno voluto dire quanti ne ha, ma dovrebbe averne più di 5, perché scrissi tempo fa un articolo per Lavri, per il Lavri Gold per Computer Music, e chiesi alla Lavri Engineering: scusate, ma quanti layer di
randomizzazione delta sigma ci sono, e loro mi hanno detto: queste sono informazioni riservate, no? Non possiamo, non possiamo Devo dirle. dire. Sembrerebbe che ci siano, perché poi se è tutto saldato dentro, ci sarebbero cinque modulatori Layer. sigma che vengono gestiti da un generatore di numeri casuali, in modo da assegnare per ogni sample un diverso modulatore. Questo per trasformare un'eventuale non linearità, che si vedrebbe come distorsione, in rumore. Cioè, se si Certo. casualizza il più possibile, si rende il casuale il più possibile errore di quantizzazione, l'errore di quantizzazione non è più distorsione, ma diventa white noise sostanzialmente, quindi Certo. meno riconoscibile. Ritornando ai filtri ADC e DAC, ricordiamoci che questi setting influenzano tutte le uscite, tutti gli ingressi e non sono riferite ai singoli canali. Nel caso del convertitore analogico digitale e in ingresso, i filtri applicati servono per minimizzare gli effetti di aliasing che le apparecchiature digitali introducono rispetto a quelle analogiche che non lo producono affatto. In questo caso possiamo selezionarne alcuni in base alle esigenze o alle preferenze. È un sistema infatti introdotto grazie proprio ai nuovi convertitori ESS di ultimissima generazione. Se ci dovesse servire di più, allora la 32 Pro Dante è la versione che serve a noi. È una versione con ulteriori 64 canali, 64 in e 64 out, Dante appunto, espandendo ancora di più le possibilità di connessione verso il mondo esterno e trasformandola anche in una scheda audio con sistema Dante attraverso appunto il Dante Virtual Sound Card che spesso uso dal vivo. In questo caso possiamo anche trasportare 60 canali a 32 bit a 48 kHz o 32 canali a 96 kHz sul protocollo Dante. Per chi invece si sta domandando cosa sia il MADI, l'acronimo sta per Multi-Channel Audio Digital Interface. È un protocollo di trasmissione audio digitale come l'ADAT, che abbiamo già descritto in un video sull'RME Digiphase USB, ma più ampio e completo, anche se ne condivide il cavo ottico. È uno standard come la ES10 e risale alla documentazione del 1991, aggiornato poi al 2003 e finalmente definito completamente nel 2008. Il protocollo MADI può essere inoltre trasmesso anche su cavi coassiali, infatti la A32 Pro dispone di uno slot DSP per poter agganciare un'interfaccia con cavo coassiale MADI, oltre ovviamente alla fibra ottica che abbiamo già discusso e che supporta appunto fino a 64 canali a 96 kHz, con una profondità di 24 bit per ogni canale. Il MADI fu sviluppato in collaborazione con AMS NIV, SSL, Sony e Mitsubishi e poi è stato utilizzato da tantissimi altri brand e ormai assodato come standard di connessione digitale, soprattutto sulla lunghissima distanza, come vedremo. Esiste anche un'alternativa al MADI, come vi dicevo, ed è il protocollo Dante. Esiste anche ovviamente anche un A32 Pro Dante, che sfrutta invece la connessione Ethernet, quella che troviamo sul nostro computer. Ma questo tipo di connessioni le vedremo anche in un altro video perché è interessante esplorarle. Un altro interessante aspetto invece di questo formato è la possibilità di trasferire altre informazioni insieme a quelle audio, come ad esempio il MIDI e le funzioni di remote per controllare e per comandare preamplificatori esterni che ricevono comandi attraverso proprio il protocollo MADI. Riguardo invece la distanza, se l'ADAT non può superare i 5 metri, il protocollo MADI raggiunge a distanza di 100 metri via cavo coassiale, ma 2 km attraverso la fibra ottica e diventa di fatto un sistema utilizzatissimo dal broadcast e dal vivo per la connessione tra mixer e macchine di recording. Come possiamo vedere dallo schema, l'uso che ne faccio mi permette di collegare 24 uscite audio a 96 kHz verso il sommatore analogico ed impiegare tutti gli I/O disponibili per collegare i preamplificatori esterni e l'outboard. In questo momento anche il mio microfono sta passando attraverso la connessione MADI che lo invia all'RME, ma il preamplificatore è collegato in analogico alla A32 Pro. Ho atteso 3 mesi prima di fare la recensione perché volevo vedere come si comportava effettivamente nel lavoro quotidiano e sono stato sorpreso dalla qualità dei convertitori, dalla qualità estrema degli amplificatori per le cuffie, la nuova interfaccia, soprattutto grafica,
e la semplicità del routing. A differenza delle macchine precedenti, il consumo e la temperatura di lavoro è più basso, a segno di un'eccellente ottimizzazione. L'assenza di ventole infatti parla da sola. Non ho potuto avere un colloquio diretto con gli ingegneri, mi sarebbe piaciuto poterlo fare, ma purtroppo loro parlano soltanto in tedesco. Nessuno di loro parla inglese, quindi è stato impossibile proprio riuscire a contattarli. Ma posso dirvi sicuramente che il suono acquisito è di altissimo livello. Tra i vari test mi sono avvicinato veramente ai convertitori Prism senza problemi ed ho ampiamente superato la qualità dei prodotti Antelope, che notoriamente distruggono l'espansione stereo del segnale, segno forse di un algoritmo di anti-aliasing che non lavora ancora nel miglior modo possibile. Chi fa musica orchestrale trova queste differenze molto evidenti rispetto magari a chi si occupa invece di pop o di dance. Spero di avervi incuriosito. Chi vuole ascoltare, chi vuole provare questa macchina può venire tranquillamente qui in studio da me. Sono disponibile a mostrarla senza problemi, anche perché è un prodotto costoso, quindi necessita appunto di un approccio familiare e diretto. O in alternativa potete tranquillamente ordinarla dagli store online, perché è distribuita da Midiware in Italia. Per il momento è tutto, ciao, a presto. Spero che questa lezione vi sia stata utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se il video vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Questo mi aiuta a far crescere il canale. Per il momento è tutto, ciao, a presto.